Ok guys, eccoci ritornati in una nuova parte di Dragon Ball Xenoverse. Allora, ho letto nei commenti, signori, che appunto voi gradite di più le parti, diciamo, più lunghe dei 20 minuti, 28 minuti. Io pensavo di farle più corte per evitare di, diciamo, di come posso dire, di... non mi viene il tempo. Per evitare di annoiarvi. Ah, cannone spacca tutto. Direi di provare il cannone, va? Provo questa anche. Perché mi è stato consigliato anche di cambiare un pochino. Direi di provare questo. Mi è stato consigliato di cambiare anche gli attacchi speciali. Avevo già in mente di farli. Allora, vediamo un po' se abbiamo qualche missione da fare. Sconfiggi l'esercito di Frisbee. Lo facciamo subitissimo. Appunto. Poi mi è stato detto anche che non è che devo utilizzare per forza sempre il mio personaggio, ma posso utilizzare anche gli altri PG, tanto gli dà lo stesso potenziamento. Allora, voglio utilizzare Vegeta di quarto livello. Goku. Tanto per variare mettiamo Yamko, va? Tanto per variare, perché altrimenti sempre gli stessi personaggi. Allora, questa volta, prima parte, in queste missioni parallele utilizzerò Vegeta di quarto livello. Mi è stato chiesto anche come si poteva sbloccare Goku quarto livello, Gogeta e gli altri. Però purtroppo non li ho sbloccati, quindi non so dirvelo. E vediamo se c'è qualche oggetto. Allora, là c'è già un oggetto. Mamma mia, quanto è figo Vegeta. Non è figo. Più giù. Ma dove? Ah, qui, ok, perfetto. Ecco, tutti... Mamma mia, quanto è figo Vegeta. Guarda quanto è figo. Dite voi se non è figo Vegeta. Altri oggetti... Là. Ok. Ditemi voi se non è figo Vegeta. Ditemi voi se non è un figo. Guardate che figo. Ok, dopo basta con gli elogi a Vegeta. Allora, qua c'è un altro qui in fondo al mar. Ed è l'ultimo. Poi andremo a sconfiggere i sottoposti di Freezer, promesso. Allora. No, là, per la navicella di Freezer mi sa che dovremmo andarci dopo. Basta. Ma perché non colpisci? Mamma mia, Vegeta è overpower proprio. C'è un colpo, lo manda subito che ho. Oh! Combo overpower. That's enough. Now I'll end this. Beh, se vuoi concludere. Comunque ha una. Ha l'aura elevatissima Vegeta, pensavo di averlo precolpito, invece no. Vediamo le mosse. Lampo finale, vai. Flash. Oh. Questa è una mossa speciale. Madonna, quanto odio sta mossa, signori. Ma sì? Ci rendi conto, con tre ondette ti ho colpito e ti ho fatto il culo. Voglio provare la grab di Vegeta. Fammi fare la grab. Oh, oh, oh. Quella che gli ha fatta più i più. A pui pui. Sì, ma dove sono i nemici? Ah, ok, sono lì. Ti disintegro! Per chi mi segue su Facebook saprà cosa vuol dire. E ora? Un nemico, eccolo lì. No, lo voglio distruggere io, signori. Non facciamo gli ingordi. Attacco Big Bang. Big Bang Attack. Oh, minchia. Cioè, andiamoci quanto il Big Bang Attack toglie quanto toglierebbe la mia grafica energetica del mio personaggio. Hai rotto. Vediamo, con fatti i cacchi tuoi. E che cavolo?
Oh, che fighi i sottoposti di frisbee. Sono strafighi. Poi le ambientazioni sono fatte. Ah sì? La sei cercata. Allora ti faccio il. C'era il Final Shine Attack se non sbaglio, eh. Vai! Final Shine Attack! Mamma mia! Ma cos'è? Ah sì? Tocca all'altro. Proviamo la mossa col cerchio e il colpo luminoso. Oh, fighissimo! Rotto, questo è detto. Ah, la carica massima. Ah, quindi carica l'aura. Ok, perfetto. No! Via! Carica! Sì? Ti farò il final flash. No, il final show, no, vabbè, non stesso, ho sbagliato tasto. Perché è scappato? Mamma mia, questi ondette! Inizia ad irritarmi. Adesso ti sistemo io, questo stricciattolo. Veramente, signori, vi giuro, mi sto irritando con queste ondette. Cioè, cacchio, ogni 2 secondi devo usare questo cavolo di tecniche. Adesso è il tuo turno, bastardo. Anzi, prima mi incarico un po', va? Vediamo, adesso ti faccio il Final Shine Attack. No, vuoi morire tu? Prendi questo. Minchia! KO! Oh. Minchia. Ah, adesso come te la cavi contro Vegeta? Perché sbaglio sempre? Sbaglio la tempi perché premo troppo presto. Ho paura di mancarlo. E ora? Ah, mi sa che dobbiamo andare. Ah, c'è un nemico. Sconfiggiamolo subito, va? Con il Final Flash. Oh! Minchia. Ok. Adesso mi sa che dovremmo dirigerci verso la navicella del frisbee. Perché dovremmo sconfiggere gli ultimi rimasti. Cioè, perché non posso andare direttamente là? Devo prendere per forza quel portale. Per andare. Cioè, non ho capito. Vabbè, boh. Prendiamo il portale, seguiamo alla lettera quello che ci c'è da fare, va? Mi è stato consigliato anche di potenziare di più l'aura. Perché appunto servirà. Servirà in the future. Mettetevi conto il Big Bang Attack nonostante sia parato. Ehi. No, allora credo, vai. No, vabbè, bastava il Big Bang Attack. Ok. Ok, sono di là. Perfetto, ne ho visto già uno. È chiuso nella stanza, Ma, cioè, non ha aperto la. Non si è aperta la porta. Ha proprio sfasciato tutto. È proprio passato attraverso. Vabbè. Piccolo bug accettabile, va? Dove cavolo è? Ok, c'è l'altro, dai. Final Shine Attack! Incaricati, Laura! Servirà l'aura. Guardate, finalmente c'è anche la carica dell'aura qui, anche se come tecnica. Però, abbiamo un botto di tecniche qua. Quindi non è che occupa tanto spazio.
Abbiamo 6 tecniche se non sbaglio. E abbiamo concluso già la prima missione parallela in 10 minuti. Ci è voluto un bel po', però... Anzi, con Vegeta ci è messo meno. Grado B. Ottimo, allora, frammento rigenerante, super frammento rigenerante e capsule MXP. Ok. Allora, con... Allora, con Vegeta quarto livello ci abbiamo impiegato 10 minuti. Più che altro ho perso un minuto o due. Beh, 10 minuti non è che 10 minuti, perché abbiamo iniziato a 2 minuti a fare la missione. Però già avevamo... Qua intanto arrivano sempre nuovi arrivati. Ci sono sempre dei nuovi arrivati. Avevamo iniziato a cercare le cose là. Ma cavolo si chiamano loro. Allora, qua c'è Krillin, vediamo cosa vuole, signori. Gli insegnanti, ah, quindi diventerà il mio insegnante. Sei un allievo. Usa la mossa suprema che ti è stata insegnata. Completando le condizioni elencate, attiverai l'assistenza Z. In questo modo l'anima del tuo insegnante entrerà in te, potenziando notevolmente il tuo attacco. Carina e misteriosa. Ehi, tu sei la persona di cui parlava Trunks. Sono Krillin, mi piace di conoscerti, ho sentito parlare di te. Trunks mi ha chiesto di allenarti. Bisogna proteggere la storia e pare che gli scontri saranno violenti. Se vuoi ti aiuterò. Ma per evitare che ti ferisca, meglio che ti metta alla prova. Kenichi, vuoi provarci? Proviamo, va. Questo è lo spirito giusto. La prova è semplice, affrontami e vinci. Se superi la prova ti insegnerò un'abilità. Direi che la tua preparazione è completa. Andiamo. Sconfiggi fino a un certo valore, ok. Cioè, avrei preferito Vegeta come insegnante, Può darsi anche che lo trovo. Sparate grazie che non ho finito tutte le missioni con Krillin. Trovo Vegeta, ovviamente prendo Vegeta come insegnante, Anche Goku, Union, cioè qualcuno... Beh, basta che mi fa prendere la Kamehameha, signori, è buono. Ma non penso che ci voglia tanto a sconfiggere Krillin. Infatti... Cioè, sì, veramente, Krillin, sei proprio scarso. Cioè, cavolo, guarda quanto ti tolgo con la vita. Cioè, mamma mia, è già finito. Cioè, ho finito subito. Non ci è voluto molto. Grado S. Capsula energia P e capsula MXP. Attacco speciale combo di Orin. Cioè, per prendere questa tecnica di cacca mi hai fatto venire qui. Che schifo. Cioè, almeno la Kamehameha. O il Kienzan. Anche il Kienzan sarebbe stato di gradimento. Vabbè. Fiu, ho perso. Hai molto talento. Bene, ti farò da maestro. Ti addestrerò da campione. L'abilità che hai appena appreso si chiama Combo di Orin. È un'abilità importante. Fai il possibile per padroneggiarla. Ne conosco molte altre, ma prima per il padroneggio questa in battaglia. Trunks ha riposto molte speranze in te. Buona fortuna. Ora è Krillin come insegnante. Wow. Quindi... Adesso ho questa cacca di mossa. Allora, vediamo. Direi di togliere. Di mettere quella. Perché devo togliere qualcosa? Metto questa qui. Perfetto. Immaginate adesso mi trovo Vegeta come allenatore. Subito abbandono Krillin. Non ci vuole uno scienziato a farlo. Facciamo un'altra missione parallela e poi andiamo a sfidare, a fare un'altra quest principale. Però, col vostro permesso, signori, vorrei utilizzare stavolta vorrei utilizzare Goku. Allora, poi prendo come alleati Vegeta, questo, con questa divisa. Have you said your prayers? E l'altro prenderò Union. Perfetto. Allora, vediamo. Allora, mi è stato detto che in determinate battaglie si possono trovare dei come si chiamavano, dei pattugliatori del tempo da sfidare, che mi davano appunto, dopo averli sconfitti, mi davano un oggetto che era la sfera del drago. Quindi Tenzing è lì. Quello lo, non so cosa serve, cosa ci sia lì. Tenzing. Allora c'è un oggetto, va preso subito. Allora, Tenzing lo terrò per dopo, perché se non sbaglio mi dà energia, quindi lo userò per dopo, Andiamo subito. Quindi, signori, se non sbaglio... Vai, contro Guldo. Guldo è quello più scarso. Mamma mia, ha già iniziato a spammare questa mossa. Mamma mia, Guldo, quanto sei noioso. Le mosse spinta Kamehameha. Cos'è sta spinta Kamehameha? Vediamo.
Fammi vedere la spinta che mi ha. Hai rotto le scatole, Ruldo. Idiota. Hai rotto, Guldo, hai rotto i coglioni. Cioè, mi stanno bombardando. Cioè, non sto capendo niente. Hai rotto, Guldo, eh. Oh, oh. Cioè, puoi arrivare come e rompe il culo. Goku, però alzati, minchia, è lentissimo a rialzarsi qua. Adesso mi hai rotto, Guldo, eh. Ah, questa è la spinta, fa una spinta proprio. Mamma mia, sta missione la fallisco. Mamma mia, quanto sta spammando. Basta, allora. Torna a selezione personaggio, signori. Purtroppo con Goku adesso questa missione non la posso fare. Prendo Vegeta, Goku e Junior. Scusate, signori, ma devo riprovare. Purtroppo adesso, Guldo, ti faccio veramente male. Con Vegeta di quarto livello. Cioè, non voglio perderci troppo tempo, perché arrivare come mi toglie 300 tacche di vita. Allora, vediamo. L'oggetto non c'è più lì. Allora, la prima. Ah, eccola. Livello 40 Kyle. La sfidiamo subito. È un frisbee. Accettiamo. Cosa vuoi fare, amico? Oh, cavolo. Via, carica dell'aura, va. Mi serve aura. I need aura. Vai, final shine. Oh! Via, ricarica. Pretty good. Ricaricati. That was one heck of a move. Dove cavolo è? Where's the power coming from? Aio. Final flash, vai. Oh, oh. E vai. Dove vai? Cosa sta facendo? Madò. Dai, 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 che l'ho quasi battuto. Oh, oh, e vai. Materiale. Ho perso un po' di energia, eh. Vediamo dov'è la zona. Allora, ecco qui. Perfetto. Andiamo subito. Anzi, mi ricarico un po' l'aura. Non posso ricaricare l'aura. Adesso sì. Ricarico un po' l'aura, signori, perché voglio essere subito pronto per demolire Guldo. Voglio demolirlo. Andiamo a demolire. Adesso ti faccio male, Guldo. Ti faccio male. What a bother. Guldo, you take care of him. Prendi questa, Guldo. No, eh? Dove cavolo è? Ho iniziato? Mamma mia, come spamma. Come spamma. Ah, sì? Prendi questo. Mamma mia.
Mamma mia, che schifo. You better make this interesting. Dai, voglio sistemare Guldo. Cioè, ma che... ma che palloso! Prendi questo! No, Prendi il Big Bang Attack! So, let's get this. Tanto io mi sto ricaricando, Laura. Prego. Sì, tu. Prendi questo. No, Guld. Recom, qual è Guld? Dai, prendilo. Perché manco sempre il bersaglio? Ricaricati, Laura, veloce. Mi serve energia. Basta così. Dai. Demoliscilo, dai, dai, che manca poco. Madò, 3 in 1. 3 idioti in 1. Okay, Luke. I'm recumbent. Sì, hai perso, basta. Il prossimo è là dietro. Ok, vai. Andiamo a prendere il materiale. Ok, l'altro dov'era? Qua nella casa, devo sfasciare la casa. Non ho capito, è nella casa. Eh sì, è nella casa. E sfascia la casa. Aspetta, faccio il giro. Contro... mi sa che è nell'altra casa. No, in questa. Allora, sfascia sta casa, no? Sfasciala. Sfasciala. Oh, devo sfasciare. Dal tetto si sfasciano le case adesso. Vabbè, boh. Tutta nuova sta roba, che si sfasciano dal tetto le case. Vabbè. Ah, Gisser e Bartre. Bartre è quello che mi sta più sui nervi adesso. Vai. No. Ho colpito Gis però, buono. Dove va? Ma perché se ne scappano tutti quando ci prova a colpire? Cioè non combattono, scappano e poi attaccano. Prendi questo, Final Flash. Oh. Sfasciare la difesa no, Che vuoi fare, Bart? Ah, oh, ok. Ah, sì? Prendi questo, adesso che è distratto. Oh, oh. Vai, ricarica un po' l'aula. Ah, sì? Aio. Mamma mia, perché scappano? Prendi questo, finiamola qui. Ok, Bart e Gis è fuori gioco. Ricarica Laura, va. Andiamo a demolire Bart. Hai rotto Bart.
Ok, è andato anche lui. Adesso. This will be a battle like none other before. Perché è apparso la faccia di Goku? Bug di gioco. Oh oh. Mi conviene demolirlo per forza con le mosse supreme. Super capsule rigenerante. But I'm going to make this quick. Aio. Final Flash. You let your guard down. Vai. Ah, è ritornato Goku, vai, grande. Ah, perché io ho fatto la capsula rigenerante. Prendi questo. Oh. Oh oh. Incaricato nuovamente. Vai. Aia. Mamma mia, quanto odio sta mossa. Flash. Sì, questa è la mia vera potenza. Basta con sta tecnica. Purtroppo Goku è andato. Ah, ne è ritornato. Col Big Bang finiamolo. Attack! Vai. Mamma mia, ci è voluto un bordello a fare sta missione. Grado A, buono. Nuovo livello, grande. Sfera del drago a 2 stelle, stemma di Mr. Satan e frammento energia. Abilità di schivata fuga psichica. Questa sicuramente era quella di Guldo, dovrebbe essere. E vai, abbiamo anche la sfera del drago a 2 stelle. Grande, grande. Ok, allora, dato che volete parti più lunghe, allora andiamo a fare immediatamente la missione principale. Speranza del pianeta, quella della sfera del drago a 2 stelle dovrebbe essere. Allora, aumentiamo l'aura un po'. Poi i super colpi e i super colpi dell'aura. Via. Andiamo a fare un po' di oggetti prima. Vediamo che vuole Krilli. Ehi! Ma chi se ne frega? Cioè, mi fai perdere pure secondi preziosi per ste cagate. Andiamo a fare i mix, signori, perché dovrò ottenere assolutamente, immediatamente, l'oggetto, quello là, capsula rigenerante. Subitissimo mi serve una capsula. Soprattutto se contro Frisbee dovrò battermi. Mix materiali. Non c'è frammento rigenerante là. Non ci dovrebbe essere il frammento. Boh. Signori, non lo so veramente. Allora, abbiamo un po' di capsule. Vediamo che capsule. Allora, capsula energia P. Una capsula piccola. No, io non voglio le capsule piccole. Ho sprecato pure i mixer. Vabbè che i mixer P erano, quindi purtroppo avrebbe fatto sempre solamente quei mix. Allora, vediamo se c'è qualche abito che posso comprare, tipo di stile Vegeta. Radish. No, al momento non c'è niente. Non c'è niente di mio gradimento. Comunque sì, signori, non lo so se avete visto, ce le ho i costumi dorati e argentati. Li ho perché mi è stato chiesto se appunto avessi questi costumi. Ce li ho. Però non li metto perché voglio aspettare
Ne prendo 10. Oh, che bonifica ti consente di subire. Ti consente di non subire rallentamenti per un po'. Ah, questa può tornare utile. Può tornare veramente utile. Nella battaglia si attiva il recupero temporaneo della salute. Questa mi può tornare utilissima. Allora, equipaggiamola subito. E andiamo, poi andiamo a affrontare Frisbee. Energia su M, Senzu, energia. Energia su P anche, va. E set abilità. Non si attivava da qui. No. Allora era equipaggiamento. Sì. Sì, esatto. Alla Z-Souls. Riducendo la salute rendi molto più potente il clone Garlic. E invece questo si attiva. Ok, voglio questa. Perfetto. Levati. Andiamo ad affrontare una nuova missione temporale. Faremo solo un pezzo della missione temporale. Appena si mi fa tornare indietro. Torniamo indietro subitissimo, signori, perché dovremo tagliare. E riprenderemo nella prossima parte, in the next part. Perché sono sicuro che le missioni principali saranno lunghette da fare. Però almeno una ne dovremo fare in una parte. In ogni parte dobbiamo fare almeno. Ah, pensavo. Ah, non c'è culto, infatti, sì. Avevo visto giusto, ho visto un nanerottolo di merda. Andiamo ad affrontare una missione temporale. Andiamo subito, dai. Dai, Mimmo, guarda quanto è figo. Via, riprendiamo gli incarichi temporali. You're pretty sharp. It must have been you snooping around. I hope you weren't thinking of interfering. That'd be a mistake. A costly mistake. I will eliminate you here and now. Scoperti gli invasori della storia. Eccoli qui. Riduce la salute del nemico a un certo valore. PS giocatori esauriti. Ah, ok, quindi non devo fare il Frisbee subito. Proviamo il combo di oggi. Oh, non è malaccio, eh. Non è il massimo. Però allora ti vuoi stare fermo? Mamma mia quanto si difende questo. Se non sbaglio. Ah, il cannone spacca tutto. Ecco, infatti avevo una nuova mossa. Mi ricordavo bene. Ah, qua ho fatto il contrattacco. Grandissimo sono stato. Vai. Mamma mia. Nuova mossa fighissima. Oh cavolo. Aio. Ehi. Dai Rot, stai fermo. Mamma mia, quando mi giro intorno mi danno sì. E vai, superata. Beh, direi di concludere qui, signori. Almeno una missione principale l'abbiamo fatta, credo, la grande. Seriously? Is that all? What a disappointment. It's over. Don't worry. I'll use your energy well. Hold on, Mira. Say, who's supporting you? Who's backing you up? You can't have done this on your own. Travel through time like this? Just to fight us? So, the silent treatment, huh? No matter.
Let's leave them for now, Mira. You don't mind, right? They're nothing right now. I can't extract much energy from them anyway. For now, that is. Well, let's move on to the next era. I'll let you live for now. But, get in our way again, and we'll have you erased. Wait! It's dangerous to follow them now! Please, you have to come back! Excellent job. That was a great fight. Now, history is back to normal. You found them. You finally found the ones changing history. They call themselves Toa and Mira. They're thieves, stealing energy from warriors of all time periods. And because of that, history is changing for the worse. Those two, what are they about? That one, the man named Mira, he's especially dangerous. They're inhabitants of the demon realm, from hell, in the distant future. Supreme Kai of Time! Toa, she's the little sister of Tabura, the Demon King. And Mira? He's a strong warrior that Toa created for her own purposes. Together, they are stealing energy in the hopes of releasing the seal that contains the demon realm. If the seal's released, what will happen? The balance of this entire world will collapse. And not just this world, but the entire universe. Nothing will remain the same. Oh no! Then they're horrible people! Villains exist in every era, I'm afraid. In the past, there was another who tried to overtake the Nest of Time and seize control. But luckily, he failed. This feeling... No! It's too early! Why would a history shift happen so quickly? Damn it. Let's check it out. Talk to me when you're ready. Va bene signori, allora direi che per quest'altra partita abbiamo trovato gli invasori temporali della storia. Guerra imminente, nuovo obiettivo, nuovo trofeo. E direi che per quest'altra parte è tutto signori, siamo arrivati ai 38 minuti, quasi 39. Spero vi sia piaciuta, vi ricordo di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguirmi su Twitter e di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamenti di DLC in sconto. E come al solito vi ricordo nei commenti di scrivermi quale abilità dovevo curare maggiormente, dovevo potenziare maggiormente per le prossime parti. Noi ci vediamo alla prossima parte, guys. Ciao!